in nome del capo dello Stato. Presenta Si è svolta questa mattina la cerimonia solenne del passaggio di consegne al comando della Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Portoferraio, alla presenza di autorità civili e militari e alle associazioni combattentistiche ed arma. Il capitano di fregata Santo Altavilla, da lunedì al comando del compartimento di Civitavecchia, ha lasciato il comando al capitano di fregata Floriana Segreto, che arriva dal comando centrale. Io mi sento già a casa, perché essendo palermitana sono un'isolana e quindi ho riconosciuto il calore dell'isola, degli abitanti dell'isola. Mi approccerò con molta naturalezza, con umiltà e mi aspetto, come ho detto durante il discorso, il vostro aiuto, perché senza il vostro aiuto io non vado da nessuna parte, il mio operato non potrà essere indirizzato e si perderebbe, ecco, in sterili azioni e nient'altro. E quindi sono qui per voi. Mi auguro grande collaborazione, ma sono sicura che ci sarà, perché già sento l'energia pulsante di quest'isola. Il comandante Altavilla ha salutato commosso tutta l'Elba gli uomini e le donne della Capitaneria, che in questi 2 anni hanno lavorato insieme a lui in un confronto costante con il direttore marittimo della Toscana, Gaetano Angora. Stare qui 2 anni ha voluto dire un impegno a favore della collettività del territorio, dimostrare che la Guardia Costiera deve essere presente, perché l'isola e il parco e la comunità e i borghi dell'isola d'Elba ne hanno bisogno. Noi abbiamo fatto il nostro lavoro, come avete sentito prima, in tante situazioni, e soprattutto quelle operative nel periodo estivo. Penso di aver dato il contributo necessario, con la continuità che sarà assicurata dalla mia collega, il comandante Segreto, che mi sostituirà. Grazie a tutti.